Ciao cinefusi.it, ma esiste secondo voi il capo perfetto? Beh, secondo Fernando Leon d'Aranoa, il capo perfetto nel vero senso del termine non esiste e dal 23 dicembre potrete capire il perché, il suo punto di vista. Fernando Leon d'Aranoa si serve in questo film di Javier Bardem, con cui già ha lavorato precedentemente, come ad esempio in Escobar, il fascino del male, che non mi è piaciuto per niente come film. E il capo perfetto ha stabilito un record, ha avuto 20 candidature ai premi Goya, premio cinematografico spagnolo, e questo è un record e probabilmente appunto verrà candidato come premio Oscar, come miglior film internazionale appunto. Il capo perfetto è la storia di questa azienda che vende bilance. Il capo di questa azienda è Blanco, ma il suo nome di battesimo è Julio. Blanco, che è un nome non scelto a caso comunque, perché il bianco richiama l'innocenza, la purezza, ma è un'innocenza, una purezza sporca, come vediamo nel finale del film, che è la sequenza più bella secondo me di tutto il film, perché racchiude tutto quello che è il senso del prodotto audiovisivo. Che appunto c'è questo bianco sporco, poi non vi dico che cosa succede perché non voglio farvi spoiler, però è molto significativo. E in questa azienda c'è questa parete con scritto esfuerzo, equilibrio e fidelidad, ossia impegno, equilibrio e fedeltà. Alla fine sono i valori base appunto dell'azienda di Blanco, e Blanco è un capo formidabile con i suoi dipendenti, perché comunque si preoccupa anche della loro vita privata, cerca di aiutarli, però comunque Blanco ha i suoi scheletri nell'armadio, ha i suoi segreti. Blanco è interpretato molto bene da Javier Bardem, perché anche a livello fisico comunque è una persona che ti dà fiducia, è bello possente, bello potente anche per come si pone, ti dà fiducia, è una persona su cui tu si capisce che ti puoi appoggiare su di lui, però comunque c'ha quello sguardo magnetico che comunque nasconde anche qualche doppio fine, o comunque che nasconde dei segreti. E questa appunto è una commedia nera, è una commedia che critica quello che è il capitalismo, in questo caso si svolge nella società spagnola, critica appunto la società spagnola, critica il capitalismo, ed è un film che tecnicamente non è fatto male, anche per questo utilizzo dei colori, appunto questo bianco sporco. Il messaggio che dà appunto è molto significativo, ed è dal punto di vista del messaggio, della morale, il film riesce a portare a casa il risultato. Però non è un film che mi è piaciuto particolarmente, mi ha fatto particolarmente impazzire, perché alla fine fa il compitino, perché a livello narrativo alla fine è abbastanza povero. È abbastanza povero perché è un film troppo lungo, troppo pomposo, troppo pompato, non tutte le cose comunque erano così necessarie, anche il rapporto che c'ha col suo migliore amico alla fine è veramente troppo pesante, troppo allungato. Poteva benissimo essere accorciato, ma così come tutto il film poteva essere accorciato alla fine. E alla fine io avevo letto di un film che faceva morire dal ridere gli spettatori. Io non ho mai riso così tanto, ho capito il senso, ho capito dove voleva arrivare, ma non mi ha fatto morire dal ridere come avevo letto. Si salva appunto dal punto di vista della morale, dal punto di vista del messaggio, si salva per Javier Bardem, però comunque se vogliamo parlare a livello narrativo secondo me si trova molto meglio, anche finché magari muovono delle critiche spietate, feroci verso una società, e magari ci sono appunto quei determinati film che sono fatti molto meglio di questo, che comunque riesce a fare il suo, riesce a darci il punto di vista di Fernando Leon d'Aranoa. È più bello comunque di Escobar, però comunque non siamo di fronte a un capolavoro, a una grande commedia, un film che comunque non penso che verrà ricordato per sempre. Questo naturalmente è il mio punto di vista, fateci sapere voi che cosa ne pensate, e se il video vi è piaciuto mettete anche like e iscrivetevi al canale. Ciao cinefusi.it.